il sindaco Abate che deve andare via stiamo, stiamo così facendo un po' di un sindaco e un, un accademico io, io vi ringrazio e mi dovete scusare perché non è nel mio stile ma oggi è un momento anche di grande difficoltà perché ho tanti appuntamenti e quindi preferisco rimanere fino all'ultimo e sentire il dibattito fino all'ultimo però eh, oggi è anche contro il mio volere ma eh, devo per forza poi scappare sono molto veloce nel mio intervento ho apprezzato la ricostruzione che ha fatto il professore Barone di quella che è la storia nella nostra provincia. A io vado, mi spingo anche oltre, perché penso che ehm, l'università, la ricerca è fatta anche di investimenti e si regge esclusivamente sugli investimenti. Oggi se non si investe economicamente lo Stato e non si supportano le risorse umane e intelligenze umane anche di quelle che sono necessarie investimenti, alla fine sono le difficoltà che abbiamo tutte, la difficoltà delle università italiana rispetto a quelli che sono, non si è parlato oggi, quelli che sono gli investimenti che gli altri, le altre nazioni investono su quelle che sono le risorse umane. Questa è la base di tutto. E perché è fallita l'esperienza universitaria in provincia di Ragusa? È fallita, io l'ho vissuta da parte esterna, da parte privata e da parte pubblica, perché forse la politica ha invaso un po' di più di quando doveva invadere. L'università a Ragusa e quindi limitando e creando una barriera rispetto a quella che poteva essere la propensione privata ad entrare all'interno della struttura stessa. La politica fino a un certo punto ha dato finanziamenti, perché mi ricordo che in momenti di difficoltà si è pensato di mettere tutte le maggiori rappresentanze politiche all'interno del CDA pensando che quelle persone erano quelle che potevano portare le risorse in quella direzione. Ma se il governo nazionale e chi ha il potere non, non investe su, economicamente su quelle che erano eh, le università e quelle che potevano essere una propensione, eh, quella che poteva essere lo sviluppo universitario, e lo sviluppo nella pubblica istruzione, pensate se ci riuscivano i nostri rappresentanti a fare un'operazione del genere. E quindi è poi stato il fallimento perché mai abbiamo visto veramente all'interno del consorzio eh, universitario e quelle che sono state le esperienze universitarie in provincia di Ragusa eh, un vero investimento da parte dell'economia ragusana. E quindi quel momento di grande espansione della provincia e in quel momento di grande espansione non si è capito che si doveva investire in quella direzione. Oggi non ci sono più le possibilità economiche, non ci sono più le possibilità economiche perché il sistema economico ragusano, provincia di ragusa ma ragusano in genere, è in grande difficoltà e quindi non ci sono neanche le risorse. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ripensare di nuovo tutto, dobbiamo ripensare che... Eh, I punti di riferimento che sono stati gli anni 60, 70, 80 universitari restano quelli e che oggi chi pensa di avere un investimento, per, specialmente per quelli che sono i eh, comparti produttivi ancora che possono crescere in questo territorio, perché non dobbiamo pensare ai comparti produttivi in generale, eh, l'intelligenza e l'università deve avere anche questa, ehm, questa lucidità di, di capire e di dire a chi vuole investire, quali sono realmente eh, i, momenti di possono essere i momenti di crescita. Quelli possono essere i comparti che possono crescere. Chi pensa che l'agricoltura oggi può crescere? Sbaglia. Chi pensa che l'artigianato oggi può crescere? Sbaglia. Chi pensa che oggi il turismo può crescere? Ha ragione perché per tanti anni quando l'economia andava e andava forte in provincia di Ragusa nessuno pensava di fare turismo perché la provincia di Ragusa è arrivata dopo e si è affacciata e ha pensato che col turismo si può fare ricchezza rispetto a tante altre città perché c'era altro perché c'era l'agricoltura che funzionava c'era l'artigianato che funzionava c'era quella piccola e media impresa diffusa che in altre realtà non c'era e quindi non aveva la necessità di, di far sviluppare il turismo perché era un altro tipo di economia. Oggi si pensa che l'unico modo per poter fare e crescere l'economia è nascere dal turismo e per questo è un turismo giovane perché obiettivamente modica, è la mia esperienza, dobbiamo creare le basi, dobbiamo cercare di affacciarci e educare una, eh, un, una cittadinanza a convivere col turismo e non è facile perché il turismo è invadente, perché il turismo mette in gioco quelle che sono eh, le realtà, quelle che sono le tranquillità, quelle che sono le esigenze della residenza rispetto a un'invasione di una residenza che, eh, che viene per 8 giorni, per 15 giorni, che ha delle esigenze e poi va via e che ti lascia ricchezza. E quindi penso che l'università può avere un ruolo in questa direzione. Non so se può avere un futuro quel consorzio. Veramente ho tanti dubbi. Io lo so che qua c'è il presidente del, del consorzio, ha avuto la mia massima disponibilità nel cercare di rientrare o cercare di vedere se c'è la possibilità che quel consorzio possa vivere e possa dare delle risposte. E dobbiamo stare attenti su questo, dobbiamo vedere perché anche ci impongono tanti di quei vincoli a livello economico, finanziario che dobbiamo pensarlo bene. Sicuramente fare quella quella Quell'esperienza dove eh, si è pensato di fare tanto, ma senza nessuna copertura finanziaria, senza aver messo. Io abbiamo chiuso la transazione con l'ASP per i fitti dell'Università dove Mai un euro era stato dato all'ASPE, è così il problema col consorzio universitario, è così il problema con la facoltà. Una transazione da 4 milioni di euro chiuse con la facoltà mh, scienze, scienze Politiche a Catania, quindi con la Fortale, ma così con l'esperienza mia di consigliere provinciale che ho vissuto in quel momento poi di ritorno di declino su quelle cose: i costi, costi sciacurati 3 milioni di euro, 1 milione e mezzo di euro, 2 milioni di euro. E beh, è impossibile pensare che amministratori locali amministrazioni locali oggi possano minimamente pensare a supportare una. Un, una, una università pagata con, con risorse che vengono esclusivamente dai cittadini perché oggi eh, le amministrazioni locali vivono soltanto di trasferimenti diretti da parte dei cittadini, non trasferimenti statali, trasferimenti regionali quindi è impossibile pensare a un bilancio in questa direzione quindi è giusto metterci attorno al tavolo, pensare a quello che possono essere gli investimenti e conservare quelle, eh, quegli indirizzi che possono far crescere io quando pensavo ai master pensavo a quello che chiedono anche le imprese perché l'università eh, deve essere un'università storica, deve essere un'università con radici, deve essere un'università non so multimediale se oggi riesce a dare queste risposte, poi il mercato e i giovani a decidere se vogliono quella multimediale o vogliono quella privata o vogliono quella pubblica. Dall'offerta poi si vede realmente quello che può, ha ragione, quella che dà la migliore offerta avrà sicuramente le, le risposte. Non possiamo noi obbligarle perché il pensiero unico non funziona. Io penso che dal pubblico deve venire la possibilità a tutti di studiare e quindi l'offerta deve essere massima e, e quindi non dal privato, ma il privato deve esistere, ci deve essere quindi benvenga anche questo. Ma Oltre a questo però dico che dobbiamo stare attenti anche a quelle che sono le esigenze delle imprese, delle aziende, quello che veramente eh, eh, chiede le imprese oggi non trova sul mercato. Io da imprenditore oggi non so, eh, eh, non so veramente dall'investimento che si è avuto in tutti questi anni per quanto riguarda eh, l'università in provincia di Ragusa, io di avere la possibilità di, avere, eh, di, di poter... Eh, trovare una risposta a quelle che sono le mie esigenze e quindi questo è anche un punto interrogativo che dobbiamo mettere tutti davanti rispetto a quella che in realtà la crisi anche dell'impresa, le grosse imprese, le così chiamiamole grosse, ma sono poi sempre piccole rispetto a un, un contesto internazionale della presenza nel provincio di Ragusa. Quindi io, eh, benvengono questi momenti di confronto, eh, però sediamoci attorno a un tavolo. Sediamoci intorno a tavolo e vediamo quello che possono mettere le amministrazioni locali. Non esiste più altro. Non pensate che può esistere la Regione Sicilia, possono esistere quell'esperienza quell politica che ha fallito. Resta soltanto che non esistono più consorzi, non esisteranno. Noi, professore Borono avevamo un'idea di libero consorzio pensando che il libero consorzio era un'autodeterminazione delle eh, delle comunità rispetto alla nascita di qualcosa di diverso rispetto a qualcosa che è fallito. Non era soltanto una cosa di cambiare il nome e lasciare in vita per, per tanti anni eh, veramente un, una struttura che sta creando soltanto debiti che poi siamo sempre noi che dobbiamo pagare. Magari quegli investimenti andrà, andrebbero nella direzione della, della pubblica eh, istruzione invece di perdere, perdere tempo. E quindi metterci insieme comuni, imprese, che siano imprese veramente, perché oggi... Anche lì dobbiamo pensare che chi rappresenta le imprese non rappresenta veramente le imprese e quindi discutiamo un po', mi, rivediamo un po' quello che è il sistema e è è voi quelle che sono le risorse legate all'esperienza universitaria, eh, legate ai professori, chi ha un ruolo eh, in questa provincia, vediamo di fare qualcosa eh, di buono per i nostri, per i nostri concittadini e per i nostri giovani. Quindi io vi ringrazio, sono a vostra disposizione, lo sapete, professore Barone, eh, Giorgio sono a disposizione. Rivediamo questa cosa del, del consorzio, si, si, si vediamo, la vediamo, eh, dobbiamo avere un po' di coraggio. Il consorzio universitario mi sembra anche un'esperienza come atto ambiente. Io non ho partecipato a nessuna riunione dell'ato ambiente, sono andato una volta e non ci sono più andato. E, e quando uno pensa che qualcosa che nasce, nasce soltanto per andare a mettere delle persone e creare esse essenzialismo, non funziona. Oggi sono all'assistenzialismo, lasciamo ai servizi sociali quando c'è la possibilità di, far, di sostenere realmente chi ne ha bisogno. Queste sono cose molto più serie e quindi se c'è deve avere la forza di dire basta, chiudiamo quell'esperienza e ne riapriamo un'altra, dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Io sulla mia azienda l'ho fatto, lo faccio, lo rifarò, tutte le aziende lo fanno. Anche dopo tu che hai messo per tanti anni sei investito ti riconverti, riparti da zero, riparti con un altro indirizzo, rinvesti di nuovo, cerchi i fondi per rinvestire. L'università dobbiamo capire quello che deve essere e quindi dobbiamo avere il coraggio di dire anche di chiudere un'esperienza per riaprirne un'altra. Pazienza, pazienza. Nessuno aveva scritto che quella doveva essere la storia dell'università e nessuno ci aveva chiesto a tutti i cittadini ragusani se quella doveva essere la strada giusta. Si è fatta una scelta quella scelta è fallita. Andiamo in un'altra direzione. Fermo restando che si è fatta buona istruzione, che si sono creati buoni corsi, però oggi non è più sostenibile. Cerchiamo qualcosa di nuovo. Grazie, scusate, da maleducato, ahimè, devo andare via, ma mi dovete scusare.